Dopo mesi di didattica a distanza nelle classi virtuali, oggi gli studenti romani e del Lazio sono tornati a scuola. Mascherine, gel, banchi distanziati e giorni alterni, però già sembra un primo ritorno alla normalità. Per ora rientreranno con una rotazione delle presenze fissate con un massimo del 70-75% e con due ingressi scaglionati alle 8 e alle 10, anche per non sovraccaricare il servizio di trasporto pubblico. Sono molto contento di essere rientrato perché in DAD ormai sono andato tutto novembre, ormai andavo da tutti i giorni, praticamente ero stanchissimo, non vedo più nessuno, ero tutta una chiesa a casa, non c'era neanche lo stimolo di studiare, di fare le cose. Paura non ne ho perché se stiamo con la mascherina distanziati nel proprio banco, almeno però possiamo darci una chiacchierata e possiamo vederci, invece in DAD non si può fare proprio niente, finisce l'ora, tu hai 15 minuti di pausa, dovete rientrare un'altra ora, quindi sono molto contento di essere rientrato. Ti hanno dato delle indicazioni per questo rientro? Cioè dovete stare lontani, non potete avere Sì, noi vicino. abbiamo dei banchi con dei segnaposti, i banchi devono stare 1 metro all'alto, così c'è tutta la sicurezza che è dovuta e così non corriamo nessun pericolo. Insomma, meglio a scuola che a casa. Sì. Sulla DAD sono in molti a pensare che sia ancora più pesante della modalità classica. La DAD era generalmente troppo pesante e dopo un po' uno non ce la fa più. E no, non ho tanta paura anche perché a me non è cambiato nulla, cioè per me è sempre un giorno sì, un giorno no, e sempre dalle 10 alle 3, quindi per me non è cambiato veramente nulla, quindi va bene così, insomma. C'è anche chi invece qualche preoccupazione ce l'ha. Ovviamente è meglio tornare a scuola, però ho paura ovviamente del contagio, perché se poi dobbiamo passare un'estate in lockdown eppure ritrovarci, se no a ottobre di nuovo nella stessa situazione di prima, è un problema e vorrei lasciarmi il Covid alle spalle, sinceramente.